Amici di Cosa Bolle in Pentola, guardate dove siamo. Siamo a La Fortuna, siamo a Campagnola Cremasca e torniamo a trovare degli amici della nostra trasmissione. Andiamo subito in cucina a vedere chi ci aspetta. Simone Libraghi e Stefano Maggi in cucina, ben ritrovati ragazzi. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, che cosa? Io torno a trovarvi e mi sono anche fatta prestare una giacca per l'occasione, perché volevo sentirmi parte dello staff. Ormai qua siamo di casa, noi di Cosa Bolle in Pentola. L'abbiamo visto, grazie, bellissima. Grazie. Quindi questa sera starà con noi al questa lavoro. Questa giusta? Sicuramente. Alle 2, giusto? Alle 2, alle 3, quando si finisce. Va bene, ci sto. Quindi, vedo delle cose meravigliosissime qua. Vai, prima ricetta di oggi. Allora, andremo a fare un qualcosa di davvero originale, come più o meno al solito cerchiamo di fare. Quindi prepariamo un antipasto che è fatto con una base di primo, e quindi un pacchero che è stato precedentemente scottato per 6-7 minuti. Quindi rimane bello, esatto, che verrà al dente. Bello al dente, sì, poi dipende quanto tempo lo lasciate in frigorifero, quindi acquisterà umidità e poi andrà a cottura ultimata. Ripieno con olive, quindi taggiasca, capero, origano sfogliato e del formaggio fresco. Dopodiché, non contenti, abbiamo deciso e provato a panarlo, quindi a farlo croccante, per poi finire il piatto con del salmone, una tartare di salmone selvaggio e della crema di yogurt, che darà questa acidità e questa freschezza. Ora Stefano vi farà vedere un po' il procedimento. È complicato da fare? No, non è complicato, no. Magari è un po' lunghino, però una volta che abbiamo il pacchero cotto e la farcia ve la facciamo vedere, però è semplicissima, quindi il formaggio fresco, che per darvi un'idea potrebbe essere tipo Philadelphia, esatto. Comunque. Poi potete metterci anche dalla ricotta, volendo, o dalla patata schiacciata, potete scegliere voi quella che è il vostro gusto. E idem per quanto riguarda l'esterno, la finitura. Noi abbiamo preso il salmone, potete farlo col gambero, potete farlo con della verdura, con qualsiasi cosa vi... Ecco, una bellissima idea, molto originale, fresca, che si può adattare un po' a parecchie occasioni, che possono essere anche dei buffet, se vogliamo, in giardino. Esatto. Quindi, e possiamo appunto fare più gusti, quindi non fermiamoci solo al primo, ma andiamo a sperimentare. Quindi Stefano intanto sta... Immagino con Stefano che sia la parte più difficile sia quella della sì, la lavorazione. Frittura. Stefano? Sì, diciamo... Cioè il momento più delicato sia quello della frittura? Che bisogna farlo cuocere abbastanza, ma non farlo bruciare. Sì, diciamo che è un piatto che può essere fritto benissimo intorno ai 160-170 gradi. L'olio, la temperatura sì, giusta. Il massimo dell'olio non deve superare i 190, quindi ci aiutiamo col nostro termometro. Il termometro dell'olio. Tu stai mettendo il ripieno nella sacca poche, adesso riempirai i paccheri, esatto. Giusto? Il taglio spingere. Pieni completamente? Sì. E dopo con le dita andremo a dargli la forma. Questo qua è un antipasto, Simone? Sì, io lo consiglio come antipasto, però vabbè, si può utilizzare tranquillamente anche come un primo. Dipende dalla vostra golosità, diciamo. Sì, beh, essendo pezzi a pezzi, uno poi può esatto, aggiustarlo. Sì, per quello che prima dicevo che può essere utilizzato per varie occasioni. Come ecco, dicevo appunto prima, avevamo fatto una versione un po' più estiva, quindi non fritta, ripiena con della crudite di pesce e con un'insalata molto fresca, cruda sotto. È una ricetta che ha avuto un buon successo. Allora adesso lo passi. Adesso lo passiamo due volte, appunto per quello che mi dicevi prima, così non scappa fuori il ripieno. Andremo a panarli due volte nell'uovo e pan grattato. Solo rosso, giusto? No, è uovo intero. Intero. Se volete potete anche diluirlo con dell'acqua. Oppure sì,
per chi magari dà fastidio il tuorlo d'uovo, si può tranquillamente fare anche con l'albume. L'importante è che ci sia l'uovo che permetta fa attaccare, esatto, al pane, è una sorta di aggrappante, no? Un consiglio che vi do è quello di utilizzare una mano per l'uovo e cioè, una mano per la panatura. Sporcare tutto. Esatto. Infatti stavo chiedendo, però che bravo che usa tutte e due le mani. In realtà c'era un motivo. Esattamente quello. Vedi? Io avrei già fatto ovviamente tutto, avrei le mani, dovrei andare già al lavandino. Quindi doppia panatura, così siamo sicuri che non esce il... Qui l'olio a temperatura? Allora, qua sì, allora, acciaio per quanto riguarda l'olio. Ve lo consiglio perché non ha contaminazioni rispetto all'alluminio, che invece ne ha parecchie. E olio girasole o arachide. Vi consiglio di non utilizzare il semivari perché, appunto, essendo semivari hanno punti di fumo differenti e questa cosa potrebbe essere una pecca, diciamo, e non una qualità. Quindi i due oli, diciamo, abbastanza di una qualità alta sono questi, girasole e arachide, ovviamente oltre all'olio extravergine di oliva. Però l'extravergine lascia sempre quel gusto un po' aggressivo, quindi se è un piatto dove non vi interessa avere l'aromaticità dell'oliva, consigliato utilizzare questa tipologia di olio. Mi piace il momento dell'immersione. Sì, utilizziamo una schiumarola, o meglio un ragno. Possiamo... Ragno questo? No, il ragno è quello retato. Ah. Io adesso uso una schiumarola perché la dimensione del ragno è molto più grossa. Sì, forse utilizzata... perché chiamato schiumarola, sì, sì. Me lo chiami ragno, ero già... È giusto schiumarola. Sei preparata. Mi stavo già confondendo. Il ragno è meglio perché l'olio, il liquido, passa subito, sì. Mentre la schiumarola... Magari rimane un po' in giro. Esatto. Quindi Stefano intanto va a preparare il piatto. Qui hai già fatto la tartare di salmone, sì, giusto? Sì, allora questo è salmone selvaggio canadese. Uh-huh. E per rimanere in tema, dopo andremo a finirlo con questa salsa di yogurt con sciroppo d'acero, sempre canadese. Così uniamo un po' il Mediterraneo al Canada, ecco. La tartare ci aggiunge un po' di questo olio. Salmone tritato, tagliato a cubetti. Un po' d'olio. Sale ci va? Sale e pepe? O solo pepe? Sale e pepe, poco sale, uh-huh. Ma lo mettiamo. Qui com'è la frittura? No, procediamo bene, vi consiglio ogni tanto di fare delle piccole pause in modo tale che il calore dall'esterno va all'interno. In questo caso all'interno abbiamo del formaggio morbido, quindi non ci preoccupa la cosa. Però su un ripieno di patata o magari qualcosa di un po' più consistente. Deve arrivare il calore. Esatto, deve arrivare sempre al cuore, quindi così lo eviti. Lo solleviamo così praticamente. Sì, lo sollevi leggermente in modo tale che la scottata che l'olio gli dà penetra e va al cuore. Bene, trucco in più oggi. Qui la tartare è pronta, quindi poi dobbiamo solo Vai, fare l'impiattamento. Ci sono. Vai Stefano. In questo caso non ci mettiamo niente, ma si può mettere anche della scorza di agrume per... Dagli un po' di profumo in più. Esatto. Questi sono pronti. Spegniamo l'olio. Come puoi vedere, sono super croccanti. Esatto. Per la finitura del piatto, per dargli colore, in questo caso usiamo una crema di cime di rapa. Uh-huh. Queste spinnellate da così artisti. Sui piatti, ci piacciono, giusto? Guarda l'estetica, come ti sta guardando Simone, sta l'estetica studiando. L'estetica è sempre... Sta studiando se stai facendo i passi giusti, no, vero? Esatto. No. Li facciamo decine e decine di volte. Ti senti osservato? No, no. Li facciamo decine di volte durante la giornata, quindi... Ormai siamo quasi... E quindi lo appoggiamo sopra la tartare, ad ogni pezzo, esatto, di paccheru. Oltre appunto alle consistenze del croccante e del morbido, troveremo il contrasto del freddo e del caldo, che non guasta mai in un piatto. C'è tutto in questo piatto? Sì, più o meno. Si mangia così, l'acidità che adesso arriva con lo yogurt. La forchetta arriva anche qua.
Non serve in questo piatto? Ah, non ho il microfono. Non serve in questo piatto? Si può tranquillamente mangiare con le mani. Mm. Però, vabbè, ovviamente quella è a discrezione del commensale, quindi... Sì, facciamo gli educati, dai, perché te se vuoi assaggiarne uno a mano, però tu che vuoi... Adesso, prima sento se stai attenta a non scottarti. Esatto. No, però dovresti farcela, perché appunto col freddo lo vai un po' ad amalgamare. È splendido, sì. Adesso lo assaggio. Simone, che cosa mi prepari di primo piatto? Allora, il primo piatto di oggi è... Sempre pesce, vedo. Sì, c'è una parte di pesce. Quindi andiamo a fare con l'orzo, che è il cereale più antico, cotto come un risotto. Quindi Stefano è già all'opera. Olio extravergine, orzo già in pentola. Ma l'orzo è già cotto con l'orzo? Allora, a questo gli ho dato una leggera scottata per un discorso di tempo. Sì, lo puoi... Okay. Vi consiglio di fare un ammollo più che altro sì, all'orzo. Più che altro perché ha una cottura lunga. Esatto, lunga. È qua, quindi riuscite a vederlo. No, non è tanto per la cottura che, vabbè, sì, è un po' più lungo sicuramente di un riso. Più che altro per le polveri che ci sono all'esterno, quindi consiglio di ammollarlo e di lavarlo perlomeno, certo, in modo tale che venga un po' più chiaro. Noi gli abbiamo dato una scottata e andremo in cottura appunto con dell'olio, non lo tosto come il riso, non ce n'è bisogno. E invece che utilizzare un brodo utilizzo il latte, quindi riso e latte, che è una ricetta anch'essa antica, esatto, dove da bambini almeno mi raccontava mia nonna, per esempio, che li facevano anche come dessert, con lo zucchero. Riso e latte zuccherato, esatto. E poi comunque ho saputo che anche in Spagna utilizzano questa ricetta. L'ho mangiato però. Io, l'ho assaggiato. Ok, quindi andremo in cottura, come sta facendo Stefano, con del latte invece che con del brodo. Questo gli darà questa consistenza cremosa che col brodo non riesce ad ottenere. E poi andremo a mantecarlo come un risotto alla parmigiana normale. E sopra questo orzotto, l'ho chiamato così, andremo a fare una finitura con un gambero crudo. Invece che la solita tartare, andremo a fare una cosa un po' più particolare, un po' più elegante, secondo me, con il gambero. Quindi abbiamo un gambero rosso di Mazara, in questo caso, che abbiamo già pulito, quindi sgusciato, abbiamo tolto l'intestino e l'ho inciso per il lungo, vedete? Questa sarebbe stata la coda intera. L'ho incisa con un coltello per il lungo. Aperto. Lo vado a inserire, quindi prendete un piatto o un vassoietto, ci stendete uno strato di pellicola e con un ring. Con un ring, sì, con un copapasta andate a depositare. Io adesso in questo caso per questa dimensione so che più o meno ce ne vogliono tre, in base al diametro che scegliete. Li coprite con un altro strato di pellicola, okay? Così facendola aderire bene, in modo tale che rimanga morbida, ok? Ok. E poi, con l'aiuto di un batticarne, andate a pestare... In modo che prenda la forma del ring. In modo tale che prenda la forma del ring. Ok? E diventa poi anche Super sottile, vedete? Quindi a questo punto, per tirarlo fuori, come si fa a tirar fuori adesso? Lo andiamo a mettere in freezer per una mezz'ora, tre quarti d'ora, e il risultato finale sarà questo. Stefano adesso mi passa. Grazie. Quindi Stefano. Una cialda, no? Rigida, dove appunto posso tranquillamente togliere la pellicola. E rimane bello compatto. Rimane bello compatto. Ma dopo ovviamente vi spiego come... Adesso è congelato. Esatto, adesso è un po' congelato, andiamo a spingerlo fuori, ok? Qui quando poi si consuma il latte bisogna sempre aggiungere? Ma in questo caso ho messo il quantitativo giusto, ok, che più o meno è mezzo bicchiere a porzione. Ok. Come vedete in questo caso sta già tirando. Siamo quasi pronti per spegnere la fiamma e mantecare.
perché noi avevamo già l'orzo già un pochino cotto. Esatto. Sì, diciamo che lo portiamo quasi a cottura, okay, facendolo bollire precedentemente e poi scolandolo. Ok. Adesso andremo appunto a mantecare quello che è l'orzo. L'ultima parte, sempre spegniamo sempre il fuoco, ricordatevi, perché sennò c'è il rischio che il parmigiano attacca poi in fondo pentola. Andiamo ad aggiungere il burro, che è la parte grassa, e andiamo a tenerlo sempre fuori dal fuoco, morbido. L'ultima parte che andrà a finire il piatto sarà la liquirizia in polvere, quindi potete tranquillamente anche prendere delle liquirizie, le caramelle, quelle dure, e con l'aiuto di una grattugia grattagli sopra la liquirizia. Oppure se trovate della polvere già fatta in erboristeria, comunque si trova penso tranquillamente. Ok. E adesso questa crema, come potete vedere, questa crema d'orzo che si è formata grazie al latte. Il latte che deve essere ovviamente intero, prima non l'ho specificato, però, quindi con tutti i suoi grassi, sì. Esatto. E poi in cottura ci dà una mano a ottenere questo risultato. Sicuramente la particolarità, oltre alla crema, ovviamente l'orzo, allora, a differenza del riso, il riso ha molto amido, no? Quindi ci aiuta anche con l'acqua a formare una crema. L'orzo invece non ne ha praticamente, e però la ricreiamo appunto con il latte, il burro e il parmigiano, esatto. Come potete vedere, adesso io ho scelto un piatto piano, trasparente in questo caso, vado a stendere l'orzo, date dei colpetti sotto, vedete, abbiamo fatto questo velo dove tutti i chicchi dell'orzo sono ben stesi, appunto mi aiuto a stendere questo con le mani. Praticamente il calore del allora dell'orzo. Sotto, esatto, il calore dell'orzo va a sciogliermelo, ok? Sì. E sopra ci diamo una piccola sfiammata. Così sei con questo attrezzo. Che... Sì, piano piano, comunque va bene anche. Un forno, ormai tutti i forni, anche quelli di casa, hanno l'opzione del grill, esatto, basta un attimino in forno e si va a finire. E poi la presentazione, la esatto, adesso andremo a metterci la nostra polvere di liquirizia. Potete mettergli un filo, così, che a me piace molto. Fa anche bene, vero? Fa molto bene, e poi comunque appunto, come dicevo prima, è un penso che sia il cereale più antico che ultimamente secondo me è uscito un po' dalla scena della nostra alimentazione. Andiamo a finire con qualche germoglietto, quindi un po' di verde, tocco di colore, esatto. Se potete tenere le teste dei vostri gamberi, le potete magari friggere e mettere sopra come decorazione. Esatto, e questo è il nostro orzo con crudite di gambero e liquirizia. Massimiliano e Simone, facciamo un dolcetto, però utilizziamo la pasta della pizza, giusto? Esatto, abbiamo pensato di fare questo dolcetto molto simpatico, con appunto la nostra pasta alla pizza con il nostro lievito madre. Uh-huh. E adesso andiamo appunto a preparare il prodotto. Quindi andiamo sfruttiamo a 360 gradi la pasta della pizza, esatto. Visto che è così buona la vostra, la usiamo anche per i dolci. Qui hai fatto dei piccoli panettini. Esatto, dei piccoli panetti e di cui friggiamo. Andiamo a friggere. Ok. Qui dobbiamo mantenere una temperatura a 180 gradi l'olio, okay. Andiamo ad adagiare il panetto. Stiamo facendo giusto, Simone? Sì, no. Si gonfiano, è partita, questi. Esatto, è partita questa idea per non buttare via niente, comunque è un dolce povero, semplicissimo, però studiato per diventare qualcosa di gustoso, sfizioso e originale sicuramente, quindi come è nella nostra filosofia di qualsiasi piatto.
E dopo quindi, che cosa ci metti dentro? Queste pastelle appunto che sono prelievitate vengono tagliate e poi fritte. L'importante è la lievitazione, quindi deve essere cresciuta molto bene in modo tale che si gonfi come sta facendo adesso in olio. Quindi olio sempre di semi, molto delicato in modo tale che non vengano lasciati dei residui forti di gusto come potrebbe essere l'oliva. E lo facciamo girare bene, adesso Massimiliano con la schiumarola terrà girato senza esagerare nel colore, esatto, quindi va tenuto molto molto chiaro, diciamo, l'impasto in modo tale che non abbia questi gusti forti. E quello che andiamo a ottenere è questo, quindi il nome del dolce infatti è nuvole di pane, perché sono leggerissime, come tu puoi vedere, sono qualcosa di molto molto leggero. Quindi vengono scolate dall'olio. Sì. Toh, mettila pure qui, Massi. Le facciamo vedere. L'ultima bella calda. Le lasciate asciugare un attimo con della carta tampone. Poi con l'aiuto di una forbice andiamo a farci un buco, no? Sotto. Ok. Infatti mi stavo chiedendo come hai fatto a fare il buco, una forbice. Io ci faccio il buco, ovviamente a casa andremo a farcirle poi con una sac à poche. Io qui ho sempre il nostro sifone, quindi utilizzo il sifone, esatto. Cosa ci hai messo dentro questa volta? Allora, abbiamo fatto una crema di fava tonka, quindi una crema inglese, che è una crema pasticcera senza farina, va cotta nello stesso modo, quindi a bagnomaria, con una bastardella con la frusta. E dovete stare molto attenti alla temperatura, perché non ti permette di farla bollire o di vederla bolla come la crema pasticcera, perché sennò andate ad ottenere una frittata, perché l'uovo straccia, il tuorlo si coagula e quindi lì succede il disastro. Meglio che non mi metta a farla. E alla fine, no, beh, è molto semplice. Alla fine ci ho aggiunto della fava tonka, che è una fava sudamericana molto aromatica, quasi vanigliata. E si può... Forse me le avevi già fatte sentire intere, che avevano forse un profumo super intenso. Il profumo è davvero qualcosa di incredibile. Se l'assaggi così nuda e cruda risulta un po' amarognola, sì. Però dentro scaldata poi nelle creme, nei composti, nelle farce, risulta no. Questa l'avevo già preparata. Questa cos'è? Questa qua è un'altra parte del dessert, come dicevo prima, il dessert è molto semplice. È una frolla. Questa l'avessi lasciata qua da annusare. Questa è la nostra terra, quindi è semplicemente una frolla con l'aggiunta di un mix di frutta secca, quindi abbiamo noci, mandorle, nocciole e del cacao. Viene cotta come una crostata normale, fatta raffreddare e sbriciolata. Qui abbiamo della granella di pistacchio che mi serviva per dare un po' di colore più che altro, perché il croccante ce l'abbiamo già con la terra. Abbiamo della salsa mu, quindi caramello, semplicissimo, caramello in pentola senza girarlo, un 50% in panna e senza il burro, se no potete metterci un po' meno panna e una piccola, un 5% di burro. Quindi dobbiamo solo assemblare adesso, giusto? Assembliamo questo piatto, quindi io vi do un'idea oggi e voi a casa potete tranquillamente usare la sac à poche, lo zucchero a velo, la cioccolata fusa, piuttosto che... Quindi... Ci si diverte. Esatto, io col sifone vado a riempire nostra sfera, ovviamente la consistenza che ci permette di avere il sifone, poche altre cose. Eh sì. Se avete dei bambini a casa con il sifone c'è da divertirsi. Esatto. Io lo consiglio perché grazie a questa attrezzatura, a questa scoperta, siamo riusciti davvero a alleggerire parecchie cose in cucina. Io lo utilizzo sia per i dessert che per le ricette calde, creme di patata, le creme di verdura in generale, potete fare delle creme di frutta, poi vabbè, ovviamente lo faccio ogni giorno come lavoro e quindi ho anche la possibilità di sperimentare cose nuove, magari a casa si fa un po' più fatica, però sono vedo le tue cavie, vedo ragazzi, che... qua? No, beh, anche loro con me sperimentano. Fate gli esperimenti insieme. Esatto, quindi andiamo a appoggiare le nostre nuvole di pane, vedete? Anche questo è un piatto che si presta per un dessert singolo piuttosto che un buffet. Esatto, poi uno prende quello che vuole. Esatto.
E poi si può preparare anche, non troppo prima, se no si bagna troppo il Ovviamente no, vanno farcite al momento, sono come dei bignè, diciamo, forse sì. Ancora più delicati dei bignè. Se no poi si diventa molle tutta la pasta, giusto? Esatto, andiamo a finire con la nostra salsa mou e poi gli mettiamo questo che è semplicemente del caramello, dello zucchero con glucosio che viene fatto filare. Potete fare grafico questo. Sì, gli dà un tocco di eleganza in più, vedi? L'aggiunta del glucosio, in modo tale che rimanga ben trasparente, e poi lo fate filare con l'aiuto di una forchetta e servite poi il nostro dolce. Bravo, bravo Simone. Grazie. Povero, ma buono. Ed eccoci qui per fare il brindisi alla fine della nostra puntata. Ciao Luca. Ciao. Grazie per ciao. Averci invitato ancora questa volta. Noi veniamo sempre a trovarti volentieri. Grazie a voi. Grazie. Con cosa brindiamo a questa puntata? Oggi viviamo con un bel verdicchio, visto i piattellini lì di pesce cotto, un po' di crudo. Ci sta. Bello fresco, bello fresco. Allora, grazie a Max, grazie a Stefano. Grazie al nostro chef Simone, super chef. Grazie a voi. Bravissimo come sempre, grazie a Luca, grazie alla fortuna di Campagnola Cremasca. Noi ci rivediamo alla prossima puntata di Cosa Bolle in Pentola. Cin. Viva, cin. Giappone! Vai. Giappone! E altre, diciamo... consistenza. No, non consistenza. Adesso ti viene fuori la parola, aspetta, dai. Pensiamo insieme. Oltre alle consistenze del caldo e il freddo, troveremo il contrasto sicuramente del... Oltre alle consistenze del croccante e morbido, troveremo sicuramente le... Contrasto. Oh, chiaro. Che incredibile. Consistenza e contrasto. Grazie alla fortuna di Campagnola Cremasca e noi ci rivediamo alla prossima puntata di Cosa Vuole in Pentola. Non ho salutato Max, giusto? Stefano. Ho sbagliato, rifacciamo. Oh.